quando vai in vacanza c'è gente che ha l'ansia della prova costume. Io ho l'ansia della prova del trolley. Imbarcare nel trolley col volo costa più del volo. Cioè, è assurdo, è come se ti costasse di più il pieno della macchina che la macchina. Ah no, quello è già così, scusate. Fatelo sempre così. Che poi paghi tutti questi soldi, no, di eccedenza, mettilo un po' di riscaldamento sul volo. Ragazzi, quando leggi meno 55, non è la temperatura fuori, è la temperatura dentro. Io delle volte le tocco le hostess per vedere se sono di gomma, perché poi loro stanno con le maniche corte. Io delle volte, per stare al caldo, metto la testa fuori dal finestrino. Se poi prendi il low cost a lungo raggio, tu devi affrontare la notte con questa copertina che ti danno, un fazzoletto. E io me lo ricordo, sono andato una volta a Seattle, sono tipo 12 ore di volo, sul volo low cost, ovviamente sono di Genova, non prendo mica quello lì. Avevo pagato tipo 58 euro andata e ritorno. Mi ha dato questa copertina così, a freddo, faccia lei. Mi metto la copertina e ero di fianco al bagno, tipo alle 6 del mattino, così che aspettavo il mio turno, ero con la copertina qua, i piedi gonfi, come una zampogna, e passata l'ostra, ho messo 2 euro nella mano. Volo a lungo raggio, sai che devi affrontare 12 ore di volo, quindi c'hai uno che non conosci di fianco, proprio faccio la riga, dobbiamo affrontare 12 ore, questo è il mio confine, questo è il suo. Se per caso ti addormenti, c'è lui con la bava qua sulla cosa, di notte la dignità va a farsi felice. Quindi resisto, guardo tutti i film che posso, però poi cedo, alle 4 del mattino cedo, e mi addormento. Mentre tu hai preso sonno, ti senti toccare dalla hostess. Vuole il pranzo? Ma cazzo, ma sono le 4 del mattino? Che poi ti danno questa lasagna che è rossa, non perché c'è il pomodoro e lava. Poi c'è questo vassoio piccolino dove c'è tutto il pranzo da mangiare. C'è il primo, il secondo, il contorno, il caffè, la mazza caffè. Apri la bustina dello zucchero, c'è il cameriere. Dentro c'è di tutto. Dopo che hai mangiato questa cosa, finalmente devi andare al bar. E dire, ragazzi, io sono terrorizzato dal bagno dell'aereo. Perché lui, quando schiacci, lui fa questa cosa qua, mi parte tranquillo. Delle volte ho perso il portafoglio. Della gente va al bar, non si trova, perché ogni tanto le hostess scontano i passeggeri?